Presidente, oggi è una giornata importante perché Foggia è stata scelta per questo roadshow da parte dell'ICE, che è l'Istituto per il Commercio Estero. Quanto è importante oggi per il nostro territorio l'esportazione e quindi soprattutto per il settore della cooperativa? Ma stiamo in questi anni cogliendo questa opportunità sull'export un po' a tutte le imprese del nostro territorio. Non a caso la Puglia è cresciuta negli anni sull'esportazione e tra le province che sono cresciute in modo particolare è la provincia di Foggia, proprio perché ci sono alcune produzioni che sono particolarmente attenzionate dai mercati internazionali. Parliamo in modo particolare dell'agroalimentare, parliamo di prodotti che sono eccellenza del Made in Italy e quindi c'è grossa attenzione da un mercato internazionale che vuole sempre più prodotto di qualità. Oggi è l'occasione per presentare alle nostre imprese, quelle territoriali, quali sono le opportunità che ci danno le istituzioni per accompagnare le imprese all'export. Il Ministero dello Sviluppo Economico attraverso l'agenzia dell'ICE ha degli strumenti che servono sia ad accompagnare le nostre imprese a quelle che sono le fiere internazionali, ma soprattutto a formare le nostre imprese rispetto a quelle che sono le difficoltà che si hanno quando si entra in un mercato internazionale. Noi pensiamo che esportare sia semplice, basta avere un cliente, non è sempre così. Esportare è difficile perché ci sono delle barriere che le nostre aziende non conoscono, in alcuni paesi che sono sia barriere doganali ma anche barriere di altro tipo che bloccano poi quei rapporti commerciali che si instaurano a livello internazionale. Ed ecco perché dobbiamo conoscere bene quali sono i canali istituzionali che ci possono aiutare a superare queste grandi difficoltà che poi l'impresa si trova nel momento in cui si approccia a un mercato diverso da quello nazionale. Presidente, nonostante ci sia un dato in flessione, in controtendenza, invece il nostro territorio, la Capitanata, con un più 8,6 nell'esportazione, questo significa che il sistema comincia ad ingranare? Questo significa che le nostre imprese stanno mettendo molta attenzione a mercati diversi da quello italiano. C'è una flessione interna dei consumi, c'è la necessità di poter trovare nuovi mercati. Abbiamo fatto grossi investimenti su questo territorio negli ultimi anni, mettendo le nostre aziende nelle condizioni di presentare un prodotto un po' diverso dal passato. Non parliamo più di solo produzioni primarie, parliamo di prodotti trasformati, quindi un prodotto destinato già al consumatore. Parliamo di filiere che si sono concretizzate attraverso cooperative, attraverso organizzazioni di prodotto, che sono capaci di poter rispondere a quelle che sono le aspettative di un consumatore sempre più attento. Tutto questo naturalmente ha dato quella spinta che oggi ci vede tra i protagonisti di un mercato che cresce nelle esportazioni. Oggi è una giornata importante non solo per quanto riguarda il nostro territorio attraverso questa iniziativa dell'ICE, ma anche perché da oggi pomeriggio parte su Bari un evento importante che è quello sulla cooperazione. Sì, è una giornata dedicata alla Biennale della Cooperazione, una manifestazione che facciamo a livello nazionale e che parte da Bari, quindi anche ancora una volta la Puglia come regione di riferimento per grandi occasioni, grandi eventi, perché riteniamo importante far crescere il modello di impresa cooperativa su tutto il territorio nazionale e in particolare in quello del Mezzogiorno, perché riteniamo che sia l'occasione per le nostre imprese di poter fare squadra per poter poi confrontarsi su tutto quello che sono le difficoltà che viviamo tutti i giorni, che sono sicuramente in primis di mercato ma sono anche di capacità di competizione con altri paesi, e la competitività nasce nella capacità di aggregarsi. La cooperazione vuole essere protagonista in questa fase e naturalmente lo facciamo con una 2 giorni dedicata proprio al modello cooperativo, a quello che fa non solo nel settore agroalimentare ma in tutti i settori, quindi parleremo di sociale, di sanitario, di servizi, e di habitat e quant'altro, tutto quello che oggi è uno strumento importante per il nostro mondo del lavoro che si sta impegnando a trovare occasioni di crescita e soprattutto occasioni di occupazione. Ecco, questo ci fa venire in mente soprattutto quello che sta accadendo in questi giorni, cioè l'agricoltura che è flagellata dal maltempo in tutta Italia, ma anche soprattutto in questo territorio. Sì, purtroppo stiamo vivendo un fenomeno anomalo che, ahimè, sta diventando quasi un fenomeno che si ripete tutti gli anni.
Oltre alle piogge, le tante piogge che abbiamo avuto in questo periodo di fine estate, inizio autunno, oggi abbiamo delle temperature estive che stanno ulteriormente aggravando la situazione nelle nostre campagne dovuto a sbalzi termici che creano delle situazioni agronomiche che mettono i nostri prodotti non più nelle condizioni di essere commercializzate. E soprattutto in un territorio come quello della provincia di Foggia, dove c'è tanta orticoltura, stiamo vivendo veramente una strage di verdure che non ci permette oggi di poter presentare sui mercati nazionali e internazionali, perché non dimentichiamo che la provincia di Foggia esporta il 60% delle proprie verdure in Europa, e di presentare più i nostri prodotti perché si stanno tutti perdendo in campagna. Un danno enorme che non riguarda naturalmente solo la nostra provincia, ma che naturalmente non la subiamo come una necessità di anche trovare soluzioni a degli agricoltori che hanno investito e hanno puntato su questo tipo di coltivazione che a causa di eventi atmosferici ne sta subendo una grave conseguenza. Eppure le forze della nostra agricoltura sono sempre tali e vive che questo fine settimana, sabato esattamente, si aprirà a Milano il Vivite, che è il salone della cooperazione per il vino, e noi ci presentiamo sempre con i muscoli. Ma abbiamo voluto, e siamo alla seconda edizione, realizzare a Milano il festival del settore vitivinicolo nel mondo cooperativo. L'abbiamo intitolato il Festival del Vino Cooperativo, è una manifestazione voluta fortemente dal mondo produttivo della cooperazione, perché non stiamo a valorizzare i brand, ma stiamo a valorizzare il sacrificio di tanti viticoltori che lavorano quotidianamente nelle proprie campagne per permettere poi al consumatore di avere sulle tavole un vino di altissima qualità. Oggi è riconosciuto da tutto che il mondo cooperativo è un'eccellenza nel settore del vino, rappresentiamo oltre il 60% della produzione italiana, ma soprattutto occupiamo mercati importanti a livello internazionale. Abbiamo superato fortemente il mondo privato anche nel posizionamento dei nostri vini e siamo riconosciuti a livello internazionale come quel mondo produttivo che è riuscito ad equilibrare quello che è la qualità del prodotto rispetto al prezzo del prodotto, e questo per noi è un riconoscimento importante di poter far arrivare alla tavola, sulle tavole dei consumatori, un prodotto di altissima qualità al giusto prezzo, che perché anche questo è fondamentale per aumentare i consumi delle produzioni italiane. Momento di crisi ovviamente si sente anche tra le imprese, ovviamente ci sarà la maniera per uscirne fuori e soprattutto bisogna avere delle idee per venirne fuori. Ecco, quali sono oggi le possibilità per le imprese innanzitutto per crescere, ma poi soprattutto quali sono le idee e soprattutto quello che voi proponete? Sì, sono molte le attività che possono essere svolte, quella di oggi è una delle tante azioni che ICE mette in campo per aiutare le imprese a operare all'estero. Lo facciamo in modo molto diversificato, con una griglia di opportunità davvero molto ampia. Si inizia con l'informazione, la formazione, la promozione, l'assistenza sui mercati internazionali. Quindi ogni azienda può trovare, come dire, uno strumento ad essa congeniale. Ed è quello che presentiamo oggi qui a Foggia. È la prima volta che siamo in questa città, ma è la quarta volta che siamo in Puglia, una regione che ha molto da dire, molto da fare nei mercati internazionali, e i numeri lo dimostrano. Quindi siamo qui come fronte unico, come squadra unica di tutti quelli che sono i soggetti, gli strumenti che il Paese mette in campo per aiutare le imprese. I ministeri, il Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, il Ministero dello Sviluppo Economico, SACE, SIMEST, ICE che organizza il tutto, ma anche i partner sul territorio, cioè quelli che hanno l'orecchio sul terreno, quindi in questo caso oggi Camera di Commercio di Foggia e Confcooperative. Insomma, il messaggio che si vuole dare è: ci siamo legati tra di noi, siamo connessi, facciamo squadra, facciamo gruppo, serriamo le file. Questo è, come dire, l'assetto strategico. Tatticamente poi ci muoviamo con tante iniziative che servono a far conoscere le nostre imprese, a portarle all'estero o portare operatori esteri qui in Italia con diverse modalità, e questo per tutti i settori. ICE organizza qualcosa come circa 800 iniziative promozionali ogni anno, quindi ogni giorno ci sono, considerando solo i giorni lavorativi, 4 iniziative ogni giorno. È un po' come diceva un imperatore: non tramonta mai il sole su quello che facciamo, c'è sempre qualcosa da fare in giro per il mondo.
Senta, lei ha parlato di essere per la prima volta a Foggia, ma in Puglia sono già 4 volte che siete presenti, ma io dico che a questo punto voi dovete sicuramente portare fuori quelle che sono le eccellenze poi della nostra Puglia. In questo caso siamo a Foggia e la nostra provincia è ricca di eccellenze, soprattutto nel campo dell'agroalimentare. Ecco, quali sono le possibilità per queste piccole e medie imprese locali? Sì, ICI organizza all'estero molte attività, dalle partecipazioni ufficiali italiane alle grandi manifestazioni collettive, recente il SIAL di Parigi, dove ICI ha portato centinaia di imprese, alla NUGA, l'altra grande manifestazione internazionale in terra tedesca che si tiene in anni alterni, anche lì una presenza veramente massiccia. Quindi ICI crea le condizioni affinché le imprese pugliesi, foggiane, della Capitanata possano trovare un alveo in cui scorrere. Questo è quello che ho citato, sono alcune delle tante, ma poi si organizzano delegazioni che arrivano qui direttamente sul territorio. C'è un intero piano gestito da ICE, che è la sua seconda annualità, che si chiama Piano Expo Sud, dedicato proprio alle regioni del Mezzogiorno e che adesso si è esteso anche ad altre regioni, non soltanto quelle più meridionali, ma per esempio anche il Molise e l'Abruzzo. Quindi c'è una, come dire, una faretra di frecce veramente molto nutrita. Essere qui oggi significa conoscerle, o conoscere tramite il nostro sito, e poterne fruire. Presidente, quanto è importante con l'Istituto per il Commercio Estero oggi essere qui a Foggia e promuovere l'esportazione del nostro territorio? Ma ormai molte aziende agricole hanno fatto la scelta da diversi anni di chiudere la filiera, quindi ovviamente non si guarda più soltanto al mercato di prossimità, ovvero la vendita che si faceva all'industria oppure dei mercati molto più ristretti. Oggi le aziende hanno bisogno di interfacciarsi su dei mercati internazionali, quindi ben vengano 100 di queste iniziative, devo dire sempre coordinate ottimamente dalla Camera di Commercio.